saluto particolare a tutti voi di Gambatesa, ma soprattutto ai numerosi ospiti che abbiamo qui con noi questa sera. Come sapete, andiamo a celebrare una delle più belle manifestazioni che abbiamo intuito e pensato e riportato sulla scena, che è il Festival della Canzone Dialettale Molisana. Quindi qui c'è il Molise! C'è tutto il Molise! Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Gambatesa, dove è tornato dopo 12 anni di assenza il Festival della Canzone Dialettale Molisana. Un festival nato qui a Gambatesa nel 1978, andato avanti per 22 edizioni, ha creato tanti volti noti con una canzone dialettale, 390 le canzoni nate proprio da questo festival che poi si è interrotto. Ma oggi, da quest'anno, è tornato questo festival che tenderà a crescere nel tempo, ma addentriamoci in questa puntata per scoprire il nostro Festival della Canzone Dialettale Molisana. Tu chi avessero trovato un braccialetto. Se leva l'acca dentro la casa, c'è sta la routine, c'è sta l'ombrellare, in piazza è menuta, respazza cammina. Pasquale Abiuso, presidente della Proloco di Gambatesa, torna dopo 12 anni il Festival della Canzone Dialettale Molisana. Per 12 anni un'assenza, perché e perché siete tornati sulla scena con questo festival importante che ha dato i natali a tante canzoni? Siamo tornati perché in effetti si avverte, diciamo, il bisogno di tornare a queste cose, di tornare, diciamolo subito, insomma, senza raggiri, alle radici, di tornare all'appartenenza, di tornare in qualche modo, voglio dire, ad una identità culturale che ci appartiene. E quindi noi riteniamo che il dialetto, noi nasciamo, si nasce col dialetto, e quindi il dialetto, la musica, la musicalità, la cultura popolare, la musica d'autore ricorda e definisce e determina, insomma, la nostra appartenenza ad un popolo. Siamo uno dei gruppi partecipanti a questa edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana, con me il referente Daniele Marinelli. Come è composto questo gruppo? Chi siete e perché vi siete uniti per questo festival? Allora, questa è la Bravo Burro Band, composta da Stefano Rinucci alla chitarra acustica, Giuseppe Menanno, la voce solista, Giorgio Lombardi a chitarra 12 corde, poi Roberto Giammatteo alla fisarmonica e Alberto Romano alla batteria e percussioni. Sono Daniele Marinelli e sono il basso elettrico. La band nasce appositamente per amicizia tra di noi, ovviamente, soprattutto con l'autore del brano che presentiamo a questo concorso, che è Giuseppe Spirino Moffa, cantatore riccese che penso che, insomma, si conosca in regione, che gentilmente ci ha chiesto di portare a questo concorso un suo brano e ha voluto farlo interpretare da un altro riccese, appunto, che è Giuseppe, in quanto ovviamente il brano è composto in dialetto riccese, e abbiamo deciso, appunto, di omaggiare non solo, cioè in base al testo della canzone, anche omaggiare in un libro di John Fante, che è Bravo Burro, appunto, intitolando la band nello stesso modo. E tu che si cavalla certa fa figura di, ma faccia sempre quella che ti chia. Te grida che può fare te che si terrazza un po', a c'era sempre attorno a una padrona. Tu
tutti i ragazzi molisani ovviamente, si canta in dialetto molisano, una lingua, chiamiamola così, anche se il dialetto viene messo spesso da parte, giovani che cantano in dialetto, ma non solo, voi fate musica da sempre, cantate anche altro, ma quanto è importante nella musica dei giovani il dialetto? Allora, il dialetto dovrebbe essere importante nella vita dei giovani, in realtà non lo è più tanto, soprattutto in una gran parte del Molise che cerca di sganciarsi assolutamente, necessariamente dalle tradizioni che vede lontane, perché legate magari a un mondo che vede distante, rurale, che non gli appartiene. In realtà il dialetto fa parte delle cose che abbiamo più viscerali. Questo brano in particolare è in dialetto riccese ed è anche la prima composizione di Giuseppe Moffa in dialetto, questa è anche una novità, infatti lui ha sempre comico, ovviamente lui parla in dialetto, noi anche parliamo in dialetto, però lui non si era mai espresso musicalmente con un brano scritto in riccese, quindi questa è la prima volta per lui e per noi anche volendo, perché noi ovviamente abbiamo vari dialetti, perché siamo una parte di Campobasso, una parte di Riccia, una parte di Spinete, di Casalciprano, quindi siamo molto mischiati, parliamo diversi dialetti. E il brano ci rappresenta un po' tutti, perché ovviamente il dialetto molisano è molto simile in effetti. È la prima volta che siete uniti, la prima volta a questo festival che per 12 anni non si è più fatto, avete passato una fase importante perché erano molti più i gruppi che si sono presentati, che cosa vi aspettate adesso? Non è la prima volta che suoniamo insieme, anzi in realtà suoniamo spesso insieme e abbiamo passato la prima selezione, è stato importante, infatti siamo stati contenti di questo, che il brano di Giuseppe sia passato, nonostante non sia la classica canzone, diciamo, che ci si aspetta a un festival della canzone dialettale, è in dialetto molisano, ma non è sicuramente uno dei temi classici dell'amore o altro, anzi è una canzone, non so se oserei di chiamarla di protesta, però comunque parla forse del Molise sociale. Cosa vi aspettate da questo festival? Beh, diciamo che vorremmo molto partecipare alla fase finale del 13 e spero che abbiamo buone possibilità di farcela. Allora, in bocca al lupo a tutti anche per le prossime vostre apparizioni. Crepi, grazie. Non c'è sta più no pizza, a dopo fa l'amore e mille cose belle tra trofoglie e lupinelle. Non c'è sta più no pizza, a dopo fa l'amore, a doma può baciare, senza che stanno a guardare. Teresa Vendemmiati, questa sera la quarta partecipazione al Festival della Canzone Dialettale Molisana, ha partecipato già 3 volte negli anni passati, ben 2 volte ha vinto. Che cosa l'ha spinta a partecipare a questo festival? Ma io penso senz'altro la passione per la terra molisana. Avevo delle canzoni su idea di mio padre che ho rielaborato, perché sono insegnante di musica, studio musica, per cui mi sono dilettata, e poi anche il sostegno degli amici, anche, insomma, sono occasioni da non perdere, soprattutto d'estate di questi tempi. Questa stagione, insomma, si presta a questo tipo di manifestazioni. Che cosa tratta nelle sue canzoni? Qual è il tema predominante? Sono quasi tutte canzoni d'amore, tranne una che era una ninna nanna, quindi era dedicata ai bambini. La prima, quella che vinse nell'80, vinse il primo premio, è una canzone nostalgica, insomma, la nostalgia di Campobasso, della terra molisana. Poi un'altra canzone, quella che presenterò oggi, è sempre su Campobasso, ma è quasi un ribellarsi all'urbanizzazione, perché insomma il ricordo di una Campobasso più a misura d'uomo, quando ancora si sentiva, si poteva stare all'aria aperta, l'aria era più buona, insomma, c'era più spazio per stare all'aria aperta. Ecco, insomma, sono temi, insomma, ricorrenti che penso anche che possano essere apprezzati in un tipo di manifestazione di questo tipo. Temi ricorrenti che alla fine non cambiano negli anni, dall'80 ad oggi nel 2002 si parla ancora di queste cose, il dialetto è una lingua importante che tiene unite le popolazioni, le tradizioni di questa terra. Sì, e anche le generazioni, perché il dialetto in fondo non ha i limiti di età, insomma è una forma di comunicazione immediata che unisce anche persone socialmente diverse, con diversi gusti. Lei stasera sale sul palco per la quarta volta, è sempre emozionata?
Sì, ma soprattutto sono entusiasta, sono contenta di aver scelto questa sera di stare qua, insomma, anzi sto per andare perché sto per essere chiamata. E allora in bocca al lupo che si arrivi alla fase finale. Crepi il lupo. Rosanna Ricciardi, la nostra presentatrice in questa squadra, stasera al Festival della Canzone Dialettale Molisana con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta di Campo di Pietra. Quale brano portate? Perché avete deciso di partecipare a questo festival? Presentiamo un brano che si chiama Canta Ninè e abbiamo deciso di partecipare al festival perché è un brano che parla di speranza, di voglia di continuare e soprattutto mette l'accento sulla voglia di creare un futuro per questi ragazzi. Ninè è una figura tipica, non è classificabile, non può appartenere ad una categoria, perché Ninè è la speranza, è la voglia di futuro, è l'anima di ciascuno di noi, è la musica che noi abbiamo dentro, che deve continuare a suonare dentro di noi e a farci cantare anche con un mormorio, ma soprattutto a farci continuare a cantare. E questo è lo spirito della canzone, questo è lo spirito del brano, perché Ninetta spera, è l'anima di chi riflette, di chi sa aspettare tempi migliori. E quindi questi ragazzi sanno, speriamo, riusciremo a costruire un futuro per loro, ci crediamo, vogliamo farlo per loro e abbiamo composto questo brano insieme. Quindi un brano di speranza con i ragazzi di Campo di Pietra, però dall'altra parte c'è un altro paese, rappresentanti di San Polo, perché c'è una competizione stasera, ma il dialetto molisano unisce tutti. Sì, i ragazzi di San Polo rappresentano con il loro costume antichissimo, rappresentano il legame al passato, perché Ninetta è anche una persona che vuole conservare e custodire, preservare il proprio passato con tutte le sue forze. Ragazzi, come vi siete preparati per questa sera, a questo festival con la canzone di Ninetta? Abbiamo fatto molte prove e abbiamo imparato a non arrenderci. Siete pronti per salire sul palco? Sì, non vediamo l'ora, anche perché comunque è un traguardo molto importante, perché noi vogliamo continuare a essere pronti e a vincere per dare un segno ai giovani del futuro e per continuare a valorizzare noi praticamente. Ci dobbiamo valorizzare. La valorizzazione dei giovani, altri giovani San Polo che rappresentano il passato con questi vestiti. Esatto, rappresentiamo il passato con questi costumi storici e affianchiamo la collaborazione di Ricciardi in questa canzone. Quanto è importante per voi giovani rappresentare il passato, legarsi alle tradizioni? Per noi è molto importante perché dal passato si possono capire anche dei momenti di difficoltà, possiamo diciamo risorgere, affrontare la vita in maniera migliore guardando al passato, appunto alle radici da cui noi veniamo. Allora, con questo bel auspicio auguriamo alla canzone di andare avanti, di arrivare anche a Canta di Ninè, di arrivare in finale. Grazie, grazie. Aldo Ricciardi, cantautore molisano, la conosciamo tutti questa sera al Festival della Canzone Dialettale Molisana con una canzone particolare di speranza, Canta Ninè. Qual è il significato di questa canzone? Il significato è che in questo momento stiamo passando un momento difficile tra lo spread, l'Europa, la disoccupazione, lo sbandamento dei ragazzi e tutto quanto il resto. Allora io ho cercato di partire dal vecchio, rappresentando il costume di San Polo Matese, che è il costume più antico del Molise, portarlo a quello di San Giovanni in Caldo, avete visto quei ragazzi,
che rappresentano un po' il Molise nel mondo, come sapete, e ovviamente questi ragazzi della scuola Madre Teresa di Calcutta, che rappresenta Campolieto, Monaciglioni, Toro, San Giovanni in Caldo, che è un istituto comprensivo, dando loro prima da autore e adesso da maestro, vorrei che dal vecchio si passasse al secondo stadio, poi terzo stadio, quarto stadio. I più piccoli dovranno preparare, essere maestri per il futuro, per i nuovi nati che arriveranno, e conservare quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto il nostro amore per questa terra, il Molise. Un messaggio importantissimo: guardando al passato si va verso il futuro. È importante ripristinare anche questo festival che per 12 anni non c'è stato. Anche il festival crescerà in futuro. Sì, infatti confermo, lo sanno anche i presentatori Roba Genere, l'anno scorso come ospite d'onore a cantare le canzoni che ho vinto vari festival in questo paese, ho gettato la pietra nello stagno, il presidente del Proloco Pasquale Abuso l'ha raccolto, ecco qua, viva il festival!